Ciao Mirko! Cosa ci fai qua, Terry? Dobbiamo fare il vlog? Sì, ma il vlog devo farlo con Ale, non con te. Ah, avevo capito. Ci penso io. Oh! Ciao, mi cercavi? La presenza è già meglio di quella di Ricky, quindi diciamo che possiamo iniziare il vlog finalmente. Molto bene. Ciao ragazzi, sono Mirko di NetGameDB e sono qui con Ale. Ciao! La mitica Ryder, che è membro del team, e vogliamo un po' introdurvi soprattutto anche i suoi nuovi progetti e i progetti che abbiamo in ballo io con anche Riccardo che ci sta filmando. E niente, Ale, raccontaci un po' che progetti adesso farai o comunque hai in mente di fare adesso con NetGate, con la tua bellissima moto Guzzi. Ecco, esatto, innanzitutto io ho una moto Guzzi con cui farò tutta una serie di motogiri. Il più importante ci sarà quest'estate, lo sto già iniziando a organizzare, a progettare. Riguarda la Toscana, non vi voglio dire troppo, anche perché poi vi spiegherò qualcosa più avanti. E comunque in ogni caso ci sarà anche poi qualcosa di invernale, ma per la prossima stagione. Per adesso invece voi che volete invernale fare? Possiamo parlarne perché... Ah! Una ruota raggi. Okay. Ha detto di passarla di là. Quindi? E stavo dicendo, il nostro progetto invernale ovviamente con Riccardo partirà il 14 febbraio e è il raduno invernale più a sud d'Europa. Si chiama Silentreffen, farà molto freddo, ci stiamo armando di tutto quello che serve per proteggerci, si spera. E comunque vedete più avanti qualche novità che vi mostreremo. E niente. Cosa possiamo dire ancora? Allora spero di rivedervi non congelati, non trasformati in cubetti di ghiaccio. Esatto, perché è sicuramente una paura che ho, essendo la mia prima esperienza un po' più impegnativa. Riccardo ormai è esperto di... Ma sì, andiamo, tanto non fa freddo. Anzi, quando vai in moto ti scaldi. Ah, ok, va bene, andiamo a fare il Silentreffen. E quindi niente, tra un po' vedrete anche le preparazioni del nuovo arrivo della nostra moto, il Transalp, e niente, ci possiamo aggiornare su questi schermi. Fantastico, ciao a tutti!